Salve a tutti ragazzacci, sono Doom88, bentrovati in questo nuovo video di Binding of Isaac Tasselbert. Vi invito a lasciare un like. E allora, io avrei intenzione di partire con Lazzaro, che ha le stesse stats qua in video con Isaac, adesso andiamo a vedere. Perché volevo, innanzitutto volevo sbloccare Ulith, ma per sbloccare Ulith devo battere la modalità Grid con Azazel. E per avere Azazel devo fare tre patti con il demonio in un gioco, cioè in una partita. Quindi ragazzi, iniziamo con Lazzaro e vediamo un po' come andrà a finire. Anche perché devo fare tre patti col demonio, così sblocco Azazel e faccio vedere il personaggio nuovo introdotto in questo DLC. Andiamo subito. Ecco, iniziamo con un Burning Basement. Abbiamo già una pillola, la peculiarità di Lazzaro e anche una vita. Partiamo subito con delle mosche, niente di particolare. Allora, la pillola vorrei tenermela quando sono in situazioni critiche, perché potrebbe essere anche un bel... vabbè, Lemon Mishap spero proprio di no. Quindi penso di usarla quando sono in difficoltà, che potrebbe essere full health e sarebbe davvero una cosa fantastica. Adesso vediamo un po' se troviamo qualcosa nella cacca, penso di no. Ah, però è una moneta, perfetto. Richiamoci in questa uggiosa stanza. Sempre per citare chi sa la citazione la scriva nei commenti, grazie. Anche il fuoco può droppare qualcosa, addirittura gli Eternal Heart, che sono dei cuori molto molto belli, che si presentano come una metà di cuore bianco, che se non te lo fai togliere, al piano dopo ti darà un bel container, un bel Heart Container. Sarebbe un slot di vita in più, ecco, però cosa? Non lo so. Abbiamo questo champion qui che, come vedete, non so bene il suo effetto, ma come vedevate era un po' più grande degli altri e si trasformava da bianco a nero. Beh, per ora Burning Basement ha alcuni nemici in fiamme, come vedete, ed è stato un miracolo, non mi sono fatto prendere da questo. Ok, ottima chiave. E vedete il mio punteggio è aumentato. Oddio! Devo assolutamente trovare delle bombe perché il silver coin è fantastico. Vabbè, non si chiama silver coin, lo so ragazzi. Però fatemelo chiamare così da perfetto ignorante. Ecco, destra o sopra, andiamo a destra. Si è rivelata una brutta scelta per Doom. E abbiamo anche questo nuovo nemico che mi pare un culo. Cioè, non un culo, mi pare un nano che... Perché devo dire certe cose in video? Dai, cosa brutta. Vabbè, un nano che spara mosche o sangue. Che cosa orribile. Oh, finalmente la stanza del power up. Quest'altro nemico, come vedete, si trasformava più o meno. No, non si trasformava. Aveva un riflesso verde. Ecco. Qua abbiamo una mosca sconfitta facilmente. Andiamo qui, vediamo un po'. Technology. Technology. Ok, pensavo fosse Technology 2, invece no. Ho queste lacrime di intermittenza. Vabbè, abbastanza carino. E niente bomba per Doom. Andiamo direttamente al boss, che dite? Allora ragazzi, qua c'è anche una bella carta che è The World. E quindi penso di usare adesso la pillola. Potrebbe anche essere... Mettiamoci vicino. Range up! Che non serve a nulla perché abbiamo un laser infinito. Ottimo. Vabbè, potenzialità di questo... Ti fai prendere per favore, anziché... Eccolo qua. Preferivo Technology 2, che era un laser non a intermittenza, però un laser che continuava, cioè era non infinito, però... Anzi, sì, infinito. Bah, questo nuovo nemico che hanno introdotto è abbastanza facile da sconfiggere se non fosse queste palle di oscurità e i buchi. Ma dai, come si fa ad essere uccisi da dei buchi, cioè, lo spiegate? E ho perso mezzo solo art, complimenti. Che palle i nemici che si distolgono, i nemici che scappano. Soprattutto questo nei buchi che mi butta, mi teletrasporta le... Dove cazzo? E dai, che cazzo? Eccolo. Che tra l'altro sembra anche molto, ba molto bambinesco con quel dentino da art. Ok, addio questa palla. Mamma che schifo, ci andavamo schifezza. Mom's coin purse. Health up, ok, non mi lamento. Tears up! Che culo! Quattro pillole giuste, raga, non mi è mai capitato. Adesso andiamo a prendere quel cuore che sta laggiù. Che culo, raga.
Cioè, tanto non c'è problema per la grandezza delle lacrime, perché tanto è un laser che ha lo stesso spessore, non penso che se mi faccio più piccolo lo spessore del laser diminuisca, non penso proprio, infatti. È ottimo essere più piccoli, come ho già detto nei precedenti video, perché davvero riduce molto la probabilità di venire colpiti. Ecco, ed entriamo nella nostra... cioè scendiamo sempre più giù in questo mondo di merda. Sì, perché fa proprio schifo. Un altro Barring Basement, la carta non la uso manco per sogno. Siamo stati fortunatissimi, adesso come vedete è molto più a intermittenza, perché ho preso terza... ma che stupido, che devo allontanare di più. Un problema del laser, che vabbè, non è piercing, non può andare oltre le pietre e così via. Però se non sbaglio può andare oltre i nemici. Vediamo un po'. Sì, sorpassa i nemici, perfetto. Questo vuol dire posso colpire più nemici contemporaneamente. Probabilmente avevo già colpito più di due nemici contemporaneamente, ma ero distratto, cioè non ci ho fatto molto caso. Ecco questo qua che è... ah, ecco, nemico blu, champion. Questa qua mi sembra abbastanza brutta, però... infested, vabbè, niente di speciale, mi spawna un ragnetto. Oddio, che cacchio è successo? Non avevo fatto questa stanza, evidentemente, non era completata. Vabbè, non capisco, sarà una maledizione. Non sono il guru di Isaac, però almeno penso di conoscere il 70% di questo gioco, se non il 60%. Buono che può trapassare i nemici questo laser. E anche il fuoco, ottimo. Cosa ci riserva la chest normale che non apro puntualmente? Due bombe, ottimo. Ci mancavano le bombe. Le chiavi le abbiamo per aprire la stanza. Io lo odio Mums Coin Purse, però ci è andata bene. E qua abbiamo un sacco di nemici, mortacci loro. Le classiche imprecazioni alla Dooms. Vabbè, però stavolta devo stare attento. Non posso buttare una run a puttane. Guarda, devo muovermi in continuazione. Questi qua stanno in fiamme e fanno un casino di danno. Anche... non fanno mezzo danno sti stronzi, fanno un danno. Guarda qua. Cioè, ma è sconvolgente. Non mi aspettavo saltassero così tanto. Stronzi, sto a due cuori. E non voglio di certo sprecare la vita di Lazzaro. Ovviamente tutti i personaggi biblici, perché il sacrificio di Isacco è un noto episodio biblico. Grande laser qua ci aiuta parecchio, perché sono tanti nemici. Cosa ci riserva il futuro? Vediamo un po'. Mamma mia che brutto. No, no, assolutamente. Oddio, se ci cavi dal patto con Satana e siamo ridotti a pochi cuori, questo qua può forse servirci. Certo, siamo stati molto sfortunati, perché quello là, per chi non lo conoscesse, dai, mettiamola lì col tempo con il verbo italiano over 9000. Ok, dicevo, quel coso lì prende i cuori normali e li converte in soul heart. Però non lo so, non mi piace più di tanto. Cioè, ora che non sono una specie di demone e che non ho e che ho tanti heart container, non mi conviene. Ok, bomba, vediamo un po'. Ottimi due soul heart, mi sono chiamati. E qua abbiamo Better Pills che spero di prendere. Prima il boss? No, prima esploriamo le altre stanze e vediamo se riusciamo a racimolare 4 monete. Male che va, faccio esplodere qualche vasetto e se non mi escono i ragni, mi escono le monete. Ottimo anche qui. Una chiave ce la spendo? Ma sì, dai. Ne è valsa estremamente la pena, che culo assurdo. Qua mi posso recuperare anche un cuore senza andarlo a comprare in quel negozio maledetto. Che culo, raga, non ho parole. Siamo molto sfortunati, tranne che per i power up, che palle. Il patto con Satana ci sta benissimo alla prossima, eh? Better Pills. Speriamo che mi droppa una bella... oh! Bolso Steel! Mamma mia, siamo messi una meraviglia. Quei tre me li conservo. Mostro, molto semplice. Anche giocando in hard. Qua abbiamo un'altra pietra marcata. Vediamo se riusciamo a prendere anche mostro. Perfetto! Bravo mostro, complimenti. Un ringraziamento speciale. Beh, boss classico di The Binding of Isaac, anche del primo mostro. Non c'è niente da dire. Mostro così semplice. Certo, non so se ancora... mi sa che non ho sbloccato i cavalieri dell'Apocalisse, i quattro cavalieri, se si chiamano così.
Non so come si sblocca, non so l'achievement ben preciso. HP up. E quindi quello là, visto che ho 4 soul heart, potrebbe darmi una bella spinta. Perché non ho bisogno di prendere i cuori normali adesso. Oddio, questo qua potrebbe compromettere anche tutto il gioco, eh. Quindi ragazzi, o la va o la spacca. Speriamo bene. Vabbè, se sono più veloce di lui mi fotto il cuore prima che lui se lo fotte. Perché l'animazione è che lui va sul cuore rosso e se lo mangia. Però è abbastanza lentuccio, quindi speriamo di fare presto. Eccolo qua, Flooded Caves, mi piace parecchio. Qua bastiamo un po' la luce e mi sto abbagliando. Anche se mi vedete un po' più... con meno luce, che non fa niente, basta, non mi abbaglio. Aia! Che culo mi sono fatto colpire. Ok, vabbè, non lo dico più. Che palle questi nemici, avrei dovuto far fuori prima questi. Quei vermetti neri che sembrano dar fastidio. Flatworm. Che questo qua regola la... diciamo la forma delle lacrime. Ma non ho lacrime, ho laser. Un'altra stanza inutile di merda. Che devi premere il pulsantino per toglierti le cose, le robe. Siamo già a 9 minuti. Spero... oddio. Spero di non far uscire un video troppo troppo lungo. Ma ragazzi, con Isaac è così. Abbiate pazienza. Come si usa dire da queste parti. Ecco. Perfetto. 2000 years later. Ok ragazzi, come vedete, mi sono accorto di aver fatto una grande cazzata a mettere la webcam in alto a sinistra e l'ho spostata in video con il mio programmino aperto per registrare. E... oh, che culo! Così potete vedere anche i miei cuori. Senza che... ok, meno male. Non è che mi sono ricordato, era brutto fare certi fail in video. Oddio, che palle, esplodi male. Dovevo metterla là la bomba, così esplodeva anche sto cristiano qui. Peccato. Un'occasione sprecata. Quest'altro nemico dalla faccia molto antipatica, mamma mia che nervoso. Anche qui molto semplice. Queste belle mosche si mettono tutte in fila indiana per essere colpite da Mua. Eccole. Eccole. Eccole! Queste sono... hanno un po' più di salute, se non sbaglio. Ok, sbaglio. Non, nessuna stanza dorata per ora, per Doom. E dobbiamo assolutamente prendere il power up, non ci scherziamo. Dai, dai, dai. Ok. Io direi di prendere una pillola in questa stanza, se ci capita. Anche un bel cuore sarebbe bello per il mio Dark Boom, ma niente. O Dark Bam, non so la pronuncia. Non so la pronuncia, ragazzi. Perdonatemi, ma sia l'inglese che l'italiano sono crollati a pezzi. Sono crollati con Doom 98. Ah, qua pensavo di poter spaccare qualcosa. La pillola la prendo dopo perché quell'abito da sola è davvero molto utile. Che palle sti nemici, mamma mia. Una palla infinita. Perché hanno tanta vita ed esplodono in diagonale. E mi confondo, sempre. Poi questi senza faccia non sono un gran problema. Perché non rompono il cazzo. Cioè, si muovono soltanto random. Ah, questo qua ha spawnato altri due nemici. Che cosa fantastica. Le bombe non la posso spostare. Oh mio dio. Una chiave la devo conservare. Vediamo cosa ci serve al futuro. Niente di speciale. Oh, calmati. Sì, una chiave. Posso aprire anche gli altri. Dark boom. Si fotte. E che cazzo. Allora, anche la carica lo rende più veloce quando metto di fronte a questo stronzo. Addio verme. Ah, abbiamo questi cosetti diglet pezzotti molto antipatici. Ok. Ancora molti nemici. No, vabbè. Ce la possiamo fare. Questi qua neri sono... danno meno fastidio di quelli che vanno a ricerca. Cioè di quelli bianchi. Sul serio, danno molto meno fastidio. Finito? Grazie. Se siamo fortunati, qua ci lascia un'altra chiave. Che culo. Spero di prendere un'altra chiave da qualche altra parte, perché non voglio di certo mancare. Ah, aspettate un attimo. Se... attenzione alle spine, qualche volta mi capita che mi scordo delle spine e mi faccio vaneggiare come uno stupido. Eccolo, l'abito da suora. In pratica, se non erro,
Quando mi colpiscono, madonna che palle sti nemici. Quello rosso è più facile da uccidere, però come vedete butta 5 lacrime di sangue, per così dire. Ok, quello sopra ucciso, manca questo. Che due palle, mamma mia, apiti. Veloce. Ok, ma adesso si richiude. Mettiamoci qua. Il gioco è fatto. No, non avevo visto il buco, non mi sono potuto spostare. Ma che palle. Eh? Oddio. Che cazzo è? Non l'ho mai visto, ragazzi. Da una parte è meglio non essere informati su tutto il gioco, così almeno le sorprese arrivano con più gusto. Ok, siamo già a 14 minuti. The Stain, maledetto. Monster Manual. Che cazzo mi è uscito? Cos'è quel coso? La cacca rossa che dà fastidio. Ok, la mosca blu non ha fatto un cazzo. Come mai tuo cazzo, ragazzi? Ma che palle Stain, mamma mia. Che fastidio, guarda. Però dove cazzo sta? Ma che è un coso con carica? Lo muovo io. Ah, lo muovo io al contrario. Oddio! Che figo! Con nemici statici come questo fa molto bene. Io mi sposto. Non lo conoscevo. Bellissima sta mosca. Perché miseria? Magari ce l'avessi in game. Oh, finalmente il patto con Satana. Speed up e size down. Siamo piccolissimi. Pretty Fly, non so da dove cacchio sia uscita. Satana, dove stai? Iniziamo subito con... Allora, guardate, col Dark Bomb potrei prendermi tutti i patti. Guppy Sad, però questo qua... Guppy Sad non la vorrei prendere. Prendiamo Little Brimstone e terminiamo qui. Là con 9 monete ci prendiamo una bellissima pillola. Bolt of Steel. E adesso andiamo a vedere nell'altra stanza se ci può dare una chiave anche per la stanza dopo. Ok, niente di speciale, là c'è la stanza del dolore. No, che culo. Vai, vai Dark Boom, vai. Fai il tuo dovere. Fai il tuo dovere. A sto punto i slot, penso, cioè quei tre cuori me li voglio conservare per patti più, più consistenti. Proviamo tutto per tutto, stanza del dolore. Vabbè, niente di particolare. Abbiamo guadagnato un cuore, cioè non abbiamo... Ah, è vero, c'è anche lui, giusto. Una carta de full. Ok, però perdo questa qua, quindi niente da fare. Niente da fare. Andiamo a vedere se qua ci sta una fottuta chiave, dai. Niente. È perduto qui. Dai, 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 dai. È vero, c'ho lui. Little Brimstone, uno dei famigli più forti. Dai. Che rotto di palle. Sì, la chiave! Che non so se usare adesso da quella zona. Vabbè, la uso all'altra parte, vai, speriamo bene. E speriamo bene. Speriamo che ci droppi una chiave. Non penso che al prossimo piano non trovi chiave. Ah, che brutto. Ci è andata male, ci è andata malissimo, mamma mia. Due monete. Brutto proprio. Prossimo piano e speriamo bene. Siamo a case 2, case second. E... abbiamo anche qui neutrale, non vorrei usare il mio power up. Eccolo qua, Little Brimstone, uno scordo. Ok. Qua uso perché... perché... Oddio, Gemini! Gemini! Una moneta da 5. Ottimo. E beh, i fuochi non li spegniamo. Però potrebbe capitare un cuore che... Dark Bomb... No! Che fastidio. Vabbè, se capita un cuore se ruba Dark Dark Tizio, per non stroppiare l'inglese, perché sono insicuro della pronuncia. Dume si fa problemi sulle pronunce. Anche qui niente di speciale, come vedete le cacche con pezzi gialli, non vorrei neanche insinuare. Voglio neanche sapere cosa sono quei pezzi gialli. Sono più veloci, ma lo stesso non danno troppo fastidio. Molte monete, mi servirebbero due chiavi, quindi. Una per il market che c'ho. Va a cagare. Ottimo. Ottimo. Abbiamo molte bombe, quindi più probabilità di rilasciare, di prendere ste cose. Ecco, una chiave. Che culo. Da dove poi? Buah, mamma mia. Mai fatta cosa. Che schifo, Lemon Mishap. In pratica, chi non lo sapesse, quella cosa la prendi e ti fa una chiazza di limonata per terra.
Spero sia limonata, ecco. Penso proprio di sì, dai. Che danneggio i nemici. Che schifo, si ricarica per due. Preferisco avere questo coso qua, mi dà famigli random. Facciamo partire da qua, bomba, dai. Ok, un'altra bomba da qua. All'Lucky Rock is appeared in the basement. E la madò! Quello è un bel trinket. In pratica non potete più toglierlo di mezzo. Cioè, se lo prendete. Vabbè, lo prendo. E in pratica i boss nascono col 10% di vita in meno. Non troppo male. Sempre questo. Aia, questo l'ho scoperto grazie a un mio amico che saluto se sta vedendo il video. Che si chiama Domenico. Un saluto a Domenico. Ciao Domenico! E che si chiama anche Ace, o quello che è, raga, quello che è. E io che voglio andare a trovare lo shop perché puntualmente non lo trovo, quello bastardo. Mi ha preso? No, non mi ha preso, perfetto. Perfetto, tieni, tieni, schifoso. Un'altra carta The Fool, ma che palle. Serve a nulla adesso. Stanza del dolore evitata brutalmente. Dov'è lo shop? Dove sei? C'ho 23 monete. Oddio, il nemico semi-invisibile mi aveva quasi fregato. Muori. Chiave e The Emperor per andare al boss. No. Pride. Ancora niente shop. Muori. Muori Pride. Dammi una bella pillola. No, mi devi dare la pillola, che c'ho Better Pills. Ok, di High Priestess. Non mi va di tornare indietro per riprendermi le carte, che mi scoccio. La Pretty Fly mi ha protetto dalla fottuta lacrima di sto schifo. Lacrima di sangue. Qua non troviamo niente. Sono molto tentato all'usare il mio potere, ma non lo uso, dai. Non lo uso. Dove cacchio è lo shop? Sono andato in culoni a trovarlo, mamma mia. Dai. Qua un altro nemico, vabbè. Un classico. Power Pill. Ah, questa non la sapevo. Non la sapevo, ragazzi. Avrei dovuto usarla dopo. Niente di speciale. Questi nemici mozzati che io detesto. Dov'è il negozio? Ho bisogno di un negozio. Devo comprare le cose. No, neanche i fuochi. Ok. Una chiave per giunta. No, schifo tutto. Schifo. A questo punto, super donazioni per Doom. Doniamo, doniamo fino a che la macchina non si scassa. Quanto è felice il tizio. Oh, store upgrade, perfetto. Continua a donare robe, si è impallata la macchina. Peccato. E un soul heart qua, ci scappa. Oh, Gertie, perfetto. Vedete? Non è col 10. Oddio, che bel minion. È partito con troppa, con tantissima salute in meno, raga. Non è il 10%. Mai mettersi qua, però devo togliere la merda che hai evocato dietro. Ottimo, ottimo minion, davvero. Mi piace sto power up. Palle, dai, 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 dai. Ah, potevo mettermi anche da qui e ucciderlo da qui, minion, dietro. Vabbè, abbastanza semplice, Gertie. Molto, molto semplice. Continua a buttare robe. Ok. Ancora, ok, ha spawnato minion. Che tra l'altro ti cura anche se non sbaglio Tick. Sarebbe il power up in basso a sinistra. Binky! Che culo! Siamo minuscoli! Se nell'episodio di prima ho detto che siamo enormi, in questo episodio siamo minuscoli. Ragazzi, questa prima parte della run finisce qui. Non vorrei fare uscire un video enorme perché la mia connessione non mi permette di caricare video troppo troppo lunghi, anche se già ho fatto in precedenza di caricare video di tipo 30-35 minuti, ma è anche una decisione, una cosa tattica, se vogliamo metterla così, perché è davvero pesante un video di 30 minuti, anche per chi lo fruisce, per chi lo guarda. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito, spero questo episodio vi sia piaciuto, vi invito a lasciare like e ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. E ci becchiamo al prossimo episodio di Binding of Isaac. In basso a destra vedrete il link, non proprio un link, un'annotazione in cui se cliccate vedrete quando uscirà ovviamente la seconda parte di questa run. Ciao!